Come sempre è accaduto, quando i ricordi del mondo antico sbiadiscono nel crepuscolo, una nuova era sorge per colmare il vuoto. Un cammino diverso, con un respiro nuovo. Un ritmo non dettato dal lavoro dell'uomo, ma accelerato dalla pulsazione delle macchine, che proietta il mondo in un'età di ambiziosa innovazione. Da questo crogiuolo d'acciaio e di sudore è nata una visione di prosperità. Sfruttando la potenza degli elementi, trasformando la notte in giorno, creando nuovi dispositivi che hanno introdotto alle masse gli eventi del mondo e offrendo un'esperienza che molti non avevano neppure immaginato, l'avvento della guerra meccanizzata ha portato devastazioni che il mondo non aveva mai visto, fornendo ad alcuni la possibilità di dettare un conformismo obbligato, ideologie di regime imposte col pugno di ferro, spingendo il mondo sull'orlo della guerra. Tuttavia, molti hanno scelto un cammino diverso e la loro visione ha introdotto una prospettiva unica nel mondo. Taluni hanno continuato a inseguire il pensiero libero, perseguendo la pace mentre si sforzavano di svelare i segreti dell'universo, alcuni dei quali ci hanno riempito il cuore di paura e rimpianto. Con il progresso, la natura limitata del nostro mondo è apparsa evidente. La nostra sopravvivenza, quella di tutti i popoli, dipende dalla nostra capacità di coesistere in pace. Ma è una pace fragile. L'umanità guarderà sempre avanti, aspirerà sempre al nuovo, a nuovi confini da scoprire solo per poterli superare. La consapevolezza che questo pianeta è condiviso da tutti porta alla responsabilità di sapere che le decisioni di oggi avranno un impatto duraturo sulle generazioni di domani. E le benedizioni degli dèi scendano su di te, o grande re Alessandro. Tu sei a capo della potente nazione greca. Il tuo popolo a lungo ha vissuto diviso in numerose città-stato, come le leggendarie Atene, Sparta e Tebe, dove cose meravigliose hanno visto la luce. La democrazia, la filosofia, la tragedia, l'arte e l'architettura, ponendo le basi dell'intera civiltà occidentale. Sebbene poco numerosi e spesso in conflitto tra di loro, nel V secolo a.C. i Greci riuscirono a sconfiggere la vicina e vastissima nazione della Persia, a terra come in mare. Alessandro, il tuo popolo è pronto a marciare in guerra per diffondere la cultura greca tra le genti del mondo e donarti gloria e imperitura. Sei pronto ad accettare il tuo destino, re Alessandro? Guiderai il tuo popolo verso il trionfo e la grandezza? Riuscirai a plasmare una civiltà in grado di superare la prova del tempo? Perché non invii un guerriero in esplorazione di nuovi territori?
Dispongo di informazioni che potrebbero tornare utili. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Le antiche rovine custodiscono segreti che potrebbero far avanzare la tua civiltà. Le città-stato sono piccole nazioni non in competizione per la vittoria finale. Puoi interagirvi diplomaticamente o muover loro guerra. Chiedo scusa. Forse c'è una cosa che devi prendere in considerazione.
Questo è un mondo pericoloso e noi al momento siamo... La nostra capitale ha terminato la costruzione... Non mettere la musoliera al bue mentre sta trebbiando. Dispongo di informazioni che potrebbero tornare utili. Hai un lavoratore, ma non hai ancora effettuato miglioramenti su nessuna casella. Erediteranno la terra, ma non i suoi diritti minerari. Le caselle possono essere occupate da una sola unità militare alla volta. L'argilla dirà forse a colui che le dà forma: che fai?
Con i coloni puoi fondare nuove città. Invia il colono in una regione fertile. Il tuo colono si trova da solo al di là dei tuoi confini e rischia di essere catturato. Chi ha il dominio del mare, ha il dominio di tutto. Thank you.
freccia è piumata con le penne dell'aquila. Così spesso diamo ai nemici i mezzi per la nostra stessa distruzione. Dispongo di informazioni che potrebbero tornare utili. の誉れ高き貴殿にご挨拶を申し上げたく、さらに公正かつ公平なる連携を心よりお願い申し上げまする。 進めよ。 いずれまたの機会にでも。ちゃんと聞いておる。 すまぬ。先に進め。 Thank you.
Ora disponi di un'unità